La prima imitazione invece che mi ricordo proprio mia è stata Zoff, senza aver insomma copiato nessuno, diciamo, cioè autoprodotta. Ma hai voglia di accennarla? Ma no, sì, insomma, diciamo che non era molto molto difficile, soprattutto oggi in queste mie condizioni, diciamo così, inebrianti. Ora voi mi vedete così, sono. Io vi chiedo scusa anche perché magari la gente in questo momento, anche a casa, potrebbe pensare: ma cosa ci avrà da ridere quello là in modo così sguaiato, no? Ma io così non posso fare a meno di pensare a ieri sera che ci siamo divertiti tantissimo con Causio e Cucuredu, a suonare i campanelli delle abitazioni, poi via a fuggire per i vicoli. Io sono uno che cento ne fa e una ne pensa, sono uno che così bevo una cedrata e riparto di slancio, Slancio dice. proprio. No, ma ti volevo chiedere questa cosa perché so che hai una tecnica per imitare i tuoi personaggi, cioè tu individui una perversione e poi su quello lavori. Adesso io Sì. vorrei capire qual è la perversione di Alberto Angela. Beh, di Alberto Angela mi colpì quando stavo un giorno davanti alla TV, l'avevo visto anche altre centinaia di volte, ma poi non sai perché quella volta lì ti scatta qualcosa in particolare. E lo vedevo e vedevo che descriveva una carrozza antica e appunto parlava di ammortizzatori e faceva così, faceva le strade molto larghe, faceva, insomma. E allora ho detto, ma e questo è pronto, cioè il personaggio. E allora Perfetto. l'idea era ovviamente, vabbè, insomma, come si è visto, poi iper mimare tutte le cose che diceva, ma soprattutto quella di fare, di spacciare per cose antiche, cose moderne, insomma. Quindi Certo. in qualsiasi oggetto, anche questo, non so, potrebbe essere tranquillamente lo scheletro di un animale antico, oppure un vecchio monile, oppure una Cioè? scultura. Ma ecco, gli antichi utilizzavano probabilmente questo oggetto che potrebbe essere appunto un monile, come dicevo, oppure uno scheletro di un animale antico, forse per riposarsi. Ma qual è la posizione che essi assumevano? Probabilmente questa.